Oh, scusate ragazzi, mi ero perso via un attimo a giocare. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito ragazzi, oggi parliamo di cuffie e in questo caso di loro, le Hexa AirJoy Plus. Ragazzi, delle cuffie gaming che sono spettacolari. Adesso vi spiego perché sono spettacolari. Come sapete, ho già collaborato con Hexa, questo marchio, portando sul canale loro le Hexa E910 cuffie gaming wireless con prestazioni incredibili che però hanno un rapporto prezzo pazzesco. Infatti sto continuando a collaborare con Hexa perché secondo me ha un rapporto qualità prezzo fantastico. Sapete che io qua sul canale ci tengo sempre a portare prodotti che abbiano comunque delle caratteristiche interessanti quando li andiamo ad acquistare, quindi che non ci deludano una volta che li andiamo ad utilizzare. E queste Hexa AirJoy Plus sono interessanti perché hanno delle caratteristiche di utilizzo diverse da cuffie di questo tipo, perché essendo pure cuffie gaming hanno dalla loro ovviamente il peso. Ragazzi, pesano solo 204 grammi, sono cuffie ultra leggere che ci permettono appunto di utilizzarle in qualsiasi situazione. Infatti nascono come cuffie per lo smartphone, quindi per essere utilizzate per giocare con lo smartphone, per ascoltare la musica con lo smartphone o per fare qualsiasi altra cosa con lo smartphone, però ovviamente possiamo poi collegarle anche al PC o possiamo utilizzarle per la PlayStation piuttosto che per la Switch piuttosto che per l'Xbox. Loro hanno un prezzo ragazzi che si aggira intorno ai 30 euro. Vi lascio qua sotto il link in descrizione per acquistarle direttamente da Hexa e vi assicuro ragazzi che meritano tantissimo. Adesso volevo farvi vedere appunto il peso perché è un discorso interessante, perché io queste cuffie ultimamente le sto utilizzando per fare editing video, perché comunque sono comodissime, non ci si accorge nemmeno di averle indosso, anche perché l'editing video magari mi dura un'ora, un'ora e mezza, dipende dal tipo di video che vado a montare, soprattutto quello magari cinematico con i droni. E queste ragazzi sono fantastiche. Adesso volevo farvi vedere appunto il peso e guardate il peso, 202 grammi, e quindi capite che avere indosso delle cuffie di un peso praticamente inesistente, un peso piuma, è davvero tanta roba se li si utilizza poi per uno smartphone. Allora, come tipo di connessione abbiamo di serie un attacco Type-C, mentre poi nella confezione, che è questa, trovate il manuale di istruzioni e un cavo adattatore USB Type-C, appunto per poter collegare queste cuffie ad un dispositivo che ha solo l'ingresso USB classico. Abbiamo appunto l'adattatore e poi abbiamo la spugnetta filtro che andiamo ad inserire sul microfono e poi abbiamo il manuale di istruzioni. Come vi dicevo ragazzi, le cuffie sono di qualità ottima per il loro costo, che si aggira tra i 30 e i 40 euro, poi dipende dall'offerta del momento di Hexa. E oltre al peso ed il prezzo, che è il loro punto forte, loro ci garantiscono anche un effetto surround 7.1 e ce lo garantiscono loro. Non abbiamo bisogno di installare nessun software, niente, loro ci garantiscono un suono 7.1. infatti ragazzi, anche ad un gioco come quello che stavo utilizzando io di aerei, è pazzesco quanto diventa immersivo sentire tutti gli effetti che il gioco è in grado di riprodurci. Poi se le dovessimo utilizzare anche per guardare, che ne so, un film su Netflix, su Disney Plus, su Amazon Prime o anche YouTube, però ovviamente con un film tanta roba, il discorso del surround 7.1 sono fantastiche. E poi ovviamente, essendo cuffie gaming, abbiamo anche il microfono che ovviamente possiamo andare a direzionare come vogliamo, e avendo il microfono ovviamente, se le cuffie sono collegate ad un dispositivo che è in grado di ricevere telefonate, potremo anche rispondere alle telefonate. Qua da parte abbiamo il LED che si vanno ad illuminare quando andiamo a collegarle ad un dispositivo. Infatti adesso vi faccio vedere, le collego allo smartphone e vedete che si sono accesi i LED laterali da entrambe le parti. Loro sono completamente snodate perché comunque, essendo da trasportare, perché sono per un uso diciamo magari all'esterno, quindi sono completamente snodate. Ovviamente hanno anche la funzione di riduzione del rumore. I materiali secondo me fantastici, questa parte che va a appoggiare ovviamente all'orecchio e alla nostra testa è di altissima qualità, anche lo spessore è molto alto, adesso cerco di farvelo vedere se riesco. Mentre a livello di tasti abbiamo il tasto per attivare e disattivare il microfono e la rotella per alzare ed abbassare il volume. Per quanto riguarda ragazzi la comodità, come vi ho detto, tanta roba, le cuffie sono allungabili, quindi
per tutte le teste, cioè vedete adesso a me quanto mi sta grande e non ho la testina piccola, quindi abbiamo tanto margine di regolazione. Ragazzi, se cercate delle cuffie economiche che possono essere utilizzate per qualsiasi situazione, quindi per giocare allo smartphone, per giocare alle console, per guardare film nello smartphone o per guardare film nel PC, cioè per qualsiasi situazione vogliate delle cuffie leggere che riproducono un surround 7.1 in 204 grammi, ragazzi, queste sono le cuffie ideali, ve le straconsiglio. Secondo me l'unica cosa che avrebbe dovuto fare EXA per rendere queste cuffie perfette è il microfono, che avrebbero dovuto, essendo delle cuffie trasportabili, essendo delle cuffie adatte un po' anche a tutte le situazioni, anche per ascoltare musica, magari comunque uno avere il microfono qua davanti e non utilizzarlo gli può creare fastidio. Se fossi stato EXA, su cuffie di questo tipo l'avrei fatto sganciabile, come hanno altre versioni di questo marchio, che poi vedremo qua sul canale, perché di questo marchio arriverà molto altro sul canale e anche cose molto molto interessanti. Io l'avrei fatto comunque removibile, così queste cuffie avrebbero guadagnato anche in un utilizzo proprio a 360 gradi per chi non vuole avere il microfono magari tra i piedi, perché è vero che se usiamo lo smartphone avere il microfono ci permette anche di rispondere alle telefonate, ovviamente oltre che giocare live con altri giocatori, però per chi magari non utilizza queste cuffie per queste situazioni magari preferiva togliere il microfono, per esempio. Quindi io l'unico appunto che farei ad EXA è questo, aver fatto il microfono non removibile. E quindi spero di avervi trasmesso quello che queste cuffie hanno rispetto ad altre versioni di cuffie, non sto parlando solo di marchi ma anche rispetto ad altre versioni di EXA di cuffie. Queste hanno caratteristiche diverse, sia per prezzo ma anche proprio per un discorso di peso, di qualità e di possibilità di utilizzo diverse ovviamente da cose di questo tipo. Quindi in base a quello che uno deve fare, queste potrebbero diventare l'acquisto perfetto. Quindi ragazzi, se questa mia recensione e queste mie opinioni riguardanti queste cuffie di EXA, le AirJoy Plus, cuffie ultra leggere 204 grammi con surround 7.1 e riduzione del rumore, vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, anche di EXA è arrivato un po' di spoiler. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. E adesso ragazzi continuo però la partita di prima.